fino al 20 luglio, 3x2, senza paragoni. Lady Radio. Cosa succede in città? Scoprilo su Lady Radio. 10-18 minuti su Lady Radio, ben ritrovato a Paolo Cochi, scrittore, regista, documentarista, ben trovato Paolo e grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, ci sono state alcune novità nelle indagini sul mostro di Firenze, anche in quello che era stato un po' il braccio di ferro tra la procura e i familiari, gli avvocati, i consulenti che volevano cosa? Volevano accedere agli atti di indagine perché convinti di poter ancora trovare materiale interessante per provare a far luce su quanto accaduto, sulle responsabilità, una ricostruzione, insomma, quello che è stato appurato è parziale e purtroppo anche claudicante, ed è ovviamente un dovere fare tutto il possibile per permettere di ricostruire almeno una verità per le vittime e i familiari delle vittime. Allora, Cochi, in realtà si è arrivati a un epilogo in questo braccio di ferro perché alla fine la consultazione degli archivi è stata concessa, si era minacciato anche la richiesta di avocazione delle indagini. No, è stata fatta l'avocazione. Ah, è stata fatta comunque, ok. E quindi alla fine il braccio di ferro è inutile perché poi, come abbiamo visto, il codice di procedura penale prevede un diritto inalienabile, quello dei familiari, di quantomeno accedere e fare le indagini difensive, parlo degli avvocati, della difesa, quindi è stato un anno e mezzo, diciamo, di purtroppo che abbiamo perso tanto tempo, però alla fine due GIP, due giudici hanno dato ragione agli avvocati, io sono consulente di due di essi e quindi è stato inutile, insomma, un anno e mezzo inutile, ecco, da questo punto di vista. Un anno e mezzo in cui si sarebbe già potuto lavorare, cercare, vagliare quel materiale, però ecco, qualcosa già, insomma, dal vostro lavoro sta emergendo, tra l'altro proprio in questi giorni si è parlato anche del rischio di archiviazione per il fascicolo, l'ultimo aperto sul mostro di Firenze, che riguarda il depistaggio, il famoso bossolo nell'orto del Pacciani, e il fatto, insomma, che dalla perizia Minervini emergeva come il segno fosse stato in qualche modo artefatto. Ci sono però altri riscontri, diciamo, che vanno nella direzione di una manomissione? Ma vi è di più, come già ben sapevamo, c'era questa perizia di Paride Minervini che appunto parlava di proiettili artefatto, ma al di là di questo c'è un'altra perizia dei RIS di Roma che dice praticamente che quella cartuccia rinvenuta nell'orto del Pacciani non è mai stata incamerata in una berretta calibro 22, e questo ci dice praticamente che quella cartuccia non aveva nulla a che fare con il mostro di Firenze. Quindi la prova regina, diciamo, del processo Pacciani cade fondamentalmente. Adesso sono stati chiesti altri approfondimenti per quello che riguarda sempre i RIS di Roma per un'ulteriore valutazione, ma insomma il quadro è questo. Ecco, ci sono voluti 25 anni per fare capire che quello che all'epoca, già nel 96, Piero Toni, il procuratore generale, chiese la soluzione di Pacciani, diceva in aula. Lo stesso Pacciani, insomma, ha sempre detto che si era trattato di un depistaggio, quindi diciamo che questa è una vicenda che veramente si vede intorno a sé veramente molti lati oscuri e inquietanti. Questa circostanza, Cochi? Ah, sicuramente sì, se tu ricordi facemmo un'intervista due anni fa quando io rinvenni una lettera anonima diretta all'avvocato Fioravanti, che di un anonimo premonitore che diceva agli avvocati di Pacciani: state attenti avvocati, perché nel giardino, nell'orto del Pacciani troverete un qualcosa interrata, invecchiata, un oggetto metallico, sei mesi prima che avveniva la perquisizione. Quindi voglio dire,
c'erano già tutti gli elementi per avere qualche sospetto. Poi sarebbe interessante adesso capire chi l'ha messa e perché l'hanno messa. Questa insomma è la domanda delle domande, però intanto quello che si può riscontrare è che è un altro, come dire, duro colpo inferto alle verità processuali finora appurate. Proprio con lei, Cochi, parlammo negli anni scorsi anche di quelle nuove perizie, in quel caso relativa alla sfera dell'entomologia, che mettevano in dubbio le testimonianze e le ammissioni anche dei protagonisti di quel processo riguardo l'ultimo dei duplici omicidi, quello di Scopeti, la sua datazione. Sì, la sua datazione è detta da, ovviamente non da me, ma da medici legali, uno dai quali che svolgeva le autopsie, il professor Marello, detto da altri illustri entomologi, non solo su base entomologica, ma anche su base di medicina legale. Quindi quello che si diceva anche all'epoca, che il delitto era del 7 o del 6 addirittura, per tutta una serie di elementi che erano di carattere scientifico. Però adesso più che dire, bisognerebbe, più che rammaricarsi di ciò, bisognerebbe andare avanti e poter verificare, no? Poter verificare tutte le carte di indagini per capire meglio che tipo di situazione c'è stata, perché ci sono, io lo ricordo sempre, sei ragazzi, quindi tre duplici omicidi senza alcuna sentenza, anche non volendo discutere delle sentenze successive con le banalità, le cavolate che disse Lotti, ci sono sempre tre duplici omicidi con relativi familiari che non hanno avuto giustizia, quindi è più che doveroso da parte delle istituzioni, secondo me, approfondire e dare disponibilità, come non è stato fatto finora, anzi si è osteggiato questa cosa. Io ricordo quando andammo in procura a fare il primo accesso, proponemmo poi delle situazioni di interesse investigativo, tra cui anche un nominativo e comunque varie altre situazioni da verificare. Da lì ci fu il blocco totale, la revoca e quant'altro. Quindi, insomma, poi chi ascolta si fa una sua idea. Questo sono i fatti avvenuti. Cioè, i fatti sono che quelle carte erano... potevate consultarle, dopo aver iniziato la consultazione avete proposto un nome, dopo che avete proposto un nome le carte vi sono state negate. Sì, un nome e varie situazioni di interesse investigativo, quindi per carità ancora da verificare. No, perché avete detto abbiamo trovato il mostro, avete detto certo. Verifichiamo questa situazione, queste circostanze. Abbiamo posto all'attenzione della PG e quindi del magistrato una certa linea investigativa. Dopo di lì sapete tutti insomma quello che è successo. Ora per fortuna due giudici ci danno ragione e quindi si potrà accedere agli altri, e qui starà agli avvocati, alla volontà e alla capacità degli avvocati di saper andare avanti, insomma. Sì. Io faccio il consulente. Cochi, proprio da consulente vorrei chiedere, lei pensa che in quel materiale, in quelle carte, si possano ancora trovare delle risposte, magari anche la chiave del... Io ne sono convinto, se no non avrei investito gratuitamente tutta questa energia e lavoro. Sono convinto che quantomeno si possa arrivare ad unire determinati puntini, come si dice in gergo, per arrivare ad una verità più soddisfacente. Senta, mi dica solo una cosa, Cochi, ma quanto lavoro avete da fare a questo punto? Ma a me, se gli avvocati non prendono le carte e me le fanno vedere, io non, per me non c'è alcun lavoro ora, se non quello di spiegare cosa è avvenuto occupandomi di comunicazione. Una volta che potrò vedere, e se potrò vedere quanto c'è nelle carte, più o meno un po' ho delineato dei contorni delle interrogazioni.
interessanti e poterli sviluppare, poi vi dirò, insomma, e saranno oggetto poi di attività, spero, investigativa da parte degli addetti ai lavori, quindi della procura. Bene, grazie a Paolo Cocchi che è stato con noi, ci aggiorneremo ovviamente, buona giornata e buon lavoro. Ci fermiamo, c'è qualche istante di pausa, poi torniamo.